Ciao bellezze, oggi un nuovo video in collaborazione con una ragazza meravigliosa. Io non ho voce. Ciao bellezze, ciao ragazzi, oggi un nuovo video tutta in blu e vi faccio un video tag. Uno di quei video che mi piace tantissimo vedere e che vi ho già fatto, quindi andate a vedere i miei video tag. Tutti, non solo uno, dal primo all'ultimo, grazie. Commentate, commentate, commentate. Oggi un video in tag, appunto, in collaborazione, video tag What's in my bag, edizione serale. Ta-dan! Alla sera escono fuori le pochette dal mio armadio, sì, ne ho solo due ma le amo. Prima di tutto, collaborazione con una dolcissima e bellissima ragazza, ha un colore di capelli che amo alla follia, dimmi qual è perché lo voglio anch'io. Si chiama... Aia, non gliel'ho mai chiesto come si chiama, Dio mio che figura. Scusa, comunque il suo canale si chiama Il Mondo di Preziosa ed è veramente preziosa perché è stupenda, fa degli acquisti al bacio e fa dei video comunque bellissimi anche se con poca luce. Comunque anch'io non faccio video con la luce solare, di solito oggi sì perché c'è il sole, ma alla sera se dovessi fare video sarebbe buio, quindi ti capisco. Grazie per la collaborazione. Anche lei farà un video tag sulla sua borsa da sera, da weekend, quando esce alla sera con il suo fidanzato. Io quando esco con mio marito cosa uso per uscire? A parte giacca, cappello, sciarpa e guanti, ovviamente, e un bel outfit. Se sono vestita di blu metto la borsa blu, se sono vestita di rosa o di rosso uso la pochette Daily Whale, di cui vi ho fatto già il video tag What's in my bag. Cosa c'ho dentro la mia pochette, appunto quella di Daily Whale? Il video l'ho già caricato, guardatelo. Invece cosa ho nella mia pochette elegante da sera, perché l'altra è più da tutti i giorni ma la uso soprattutto nei weekend. Questa qui è la pochette che uso soprattutto il sabato per andare o al cinema o magari anche a ballare, ma non vado più a ballare da un sacco di tempo. È una borsa simile Chanel blu, c'era anche nera ma ho detto ho tutto nero quindi la prendiamo blu. Si può tenere sia a tracolla, appunto, vedete, così. Oggi sembra fatto apposta, con la borsa blu sono vestita di blu. Si può tenere a tracolla, è abbastanza corta, oppure si può tenere con un manico solo, appunto a tracolla con un manico solo, o si può tenere con tutti e due i manici come prima, quindi anche a mano si può tenere, è bellissima. Di CVG Moda questa borsa, 15 euro. Questa borsa qui a tracolla si può tenere così, o a tracolla o a mano, è blu appunto, oppure si può nascondere questa parte di tracolla dentro la borsa e si può tenere da dietro, si può tenere a mano, vedete che c'è la tasca e può essere portata a mano, abbastanza comoda a mano, oppure può essere comunque presa così a mano e basta, comoda. L'apertura mi piace tantissimo, la borsa io la chiamo simile Chanel appunto perché il modello è simile Chanel, si apre di qua girando qui e si tira su. L'unico problema di questa borsa è che appunto ha poco spazio, ma la sera non serve portare tante cose, e con questa apertura tutti da davanti, se non fate attenzione, possono aprirvi la borsa, perché avete visto che è molto facile l'apertura, anche un bambino la sa aprire, vedete? Di qua si gira ed è chiusa, ma con un semplice tocco la possono aprire tutti e vi possono rubare le cose che avete dentro. Quindi fate attenzione, non lasciate mai incustodite le vostre borse, anche se avete solo il cellulare rossetto, però fate attenzione. Qua dentro io cosa c'ho? Vi faccio vedere, c'è poco spazio, però è già spaziosa per essere una pochette da sera, per me. Dentro io ho poche cose ovviamente perché c'è poco spazio e vi faccio vedere. Porto sempre i fazzoletti, sia nella borsa da giorno sia nella borsa da sera, poi porto il cellulare, se non ce l'ho nei jeans, ma la sera poche volte metto i jeans, mi porto questo cellulare qui, oppure, mal di gola, oppure il Samsung, quello nuovo, che però devo cambiargli la sim, e porto due pochette, una con cose da donna eccetera eccetera, fazzolettini, salviette eccetera, e una con rossetto, braccialetti, a parte quelli che ho addosso oggi, braccialetti, mascara, eyeliner, esco truccata anche se non sono brava, però darmi una giustatina ogni tanto, soprattutto se ho degli amici insieme a qualche amica, mi vado a truccare in bagno da sola, non esco a truccarmi.
farmaci e la carta d'identità, eccetera, se qualcuno dovesse chiedermela. Lima per le unghie, cosa ho nella mia pochette, appunto nelle mie pochettine da borsa, ve l'ho già fatto il video e lo caricherò se non l'ho ancora caricato. Comunque una pochette appunto piccolina da borsa con delle cavolate dentro, ma per noi donne sono cose essenziali. E un'altra pochette appunto con assorbenti per noi donne quando servono, perché ci servono. Poi detergente per le mani, fazzoletti cerotti, un ombretto, cotton fioc, un altro rossetto, fazzoletti borocilina, lima per le unghie, chiave di casa e basta. Magari le lenti a contatto, ma io non le porto, quindi poche cose meglio che tutto, anche perché se me la rubano poi ci rimango un pochino male. Quindi poche cose, la borsa questa qui l'amo alla follia, ringrazio, il cellulare mi serve adesso, i braccialetti li metto in borsa ma adesso li ho addosso e alla sera anche esco con i braccialetti, esco già truccata, la borsa sta scoppiando che gli ho messo solo due pochette dentro. Comunque bellissima questa borsa, sia tracolla sia da sera da portare a mano o appunto a spalla, è comodissima, piccolissima. Il blu è un colore che quest'anno mi sta piacendo da morire, di solito non mi piaceva perché era un po' scuro. Questo è il mio video tag, adoro i video tag appunto proprio come questo, il What's in my bag, sono curiosa, fatelo anche voi ragazze. E grazie per la collaborazione, Lucia forse, il tuo nome, il mondo di Preziosa su YouTube, bellissima, bravissima, vi lascio giù il link per il suo splendido canale, grazie per la collaborazione, ciao!